tanta allegria che contraddistingue il mondo dei rally, passiamo da una gara di campionato italiano assoluto a un rally tradizione terra, quindi andiamo a Castelfalfi. Vince il solito bravissimo Pucci Grossi, dominatore indiscusso della corsa dal primo all'ultimo chilometro. Ma sul palcoscenico del trofeo Tradizione Terra spunta la stella di Tony Gardmeister, che con la sua super lancia preparata dall'Astra coglie un brillante secondo posto alle spalle del pluricampione italiano Terra e davanti a Michele Gregis, al debutto quest'ultimo alla guida di una Subaru Impreza. Il trofeo Tradizione Terra si è quindi aperto nel segno di Grossi, che con la Toyota della Grifone Esso ha attaccato fin dal via, mettendo tra sé e i suoi avversari un buon vantaggio, che ha poi gestito in tutta tranquillità. È un debutto vincente e speriamo di continuare così nel trofeo Terra, che è bellissimo, vi aspettiamo tutti. La vera sorpresa della gara è stato Tony Gardmeister, che si è aggiudicato 4 prove speciali contro le 5 di Pucci Grossi. Il finlandese era seguito in gara da Jukka Kankkunen, il suo talent scout, sempre presente a ogni assistenza a consigliare il suo giovane pupillo. Terzo, Michele Gregis, che con una gara in crescendo ha concluso alla fine con solo 7 secondi di svantaggio dal pilota della Delta. La Grifone Esso, oltre al primo posto di Grossi, ha ottenuto anche il quarto con il debuttante Martelli e il sesto con Carlo Zucchetti, navigato dall'infaticabile Flavio Zanella. Una serie in crescita, come dimostrano i 70 partenti, che necessiterebbe però di gare studiate e articolate in modo migliore. La corsa era infatti praticamente tutta nei 3 passaggi su un'unica prova, quella più lunga. Per il resto i tratti, in alcuni casi troppo veloci e particolarmente pericolosi, non hanno contribuito, se non in negativo, alla costruzione della classifica, non dicendo assolutamente niente dal punto di vista tecnico.